Il Torino parte forte. Junior e soci bucano la zona rossonera creando gioco e occasioni. L'attacco granata è una macchina da gol, gol da sbagliare, si intende. Zaccarelli dietro chiude bene ed i rossoneri non trovano spazi. Junior ha trascurato la macumba e la sua punizione finisce sul palo. Rivedremo il tiro dal basso. I tifosi granata si mangiano le dita dalla rabbia. Wilkins mercoledì ha salvato la regina e sembra un po' affaticato. Così la costruzione del gioco diventa difficile. È insomma un Torino notevole. A Dossena però piace il cinema. L'ultimo film, Passaggio in India. Lui ci prova per la verità, ma il suo tiro non esce da San Siro. C'è di che arrabbiarsi. Dopo 20 minuti si svegliano i rossoneri. Lidholm, come al solito, butta avanti la fanteria e così c'è chi tenta il tiro. Qualche stangata, qualche punizione ed ecco che la squadra di Lidholm riprende un certo colorito. Si fa male Corradini. Il Torino inserisce Rossi. Nel Milan si sa se non ci sono le punte, i gol arrivano da lontano. Quella di Bartolomei è un'autentica bomba. Rivediamola dal basso. Il diavolo, con questo tiro, ha risolto il problema della domenica e ride divertito. C'è chi ne deve risolvere altri e di problemi. Cin cin per Reagan. Guardate cosa si mangiano i granata all'inizio della ripresa. C'è di che preoccuparsi, anche se Pileggi colpirà un altro palo. Radice alla fine dirà: e nemmeno voglio dare le colpe all'attacco, qualche conclusione un po' sprecata, un po' per colpa nostra, un po' perché veramente così sono state un po'. Io scuso certe prestazioni sono da giustificare, perché però è chiaro che non producendo niente, evidentemente bisognerà vedere un poco adesso di migliorarci ancora. Terraneo, poeta per diletto, risponde per le rime a Pileggi. Poi si fa male Comi e Radice manda in campo un altro giovanissimo, Osio. Vai ragazzo, gli dice l'allenatore. Il Torino, attaccando, lascia inevitabilmente degli spazi al Milan, che potrebbe raddoppiare con Virdis. Ma una palla gol appetitosa ce l'ha invece Dossena, che da posizione non certo agevole mette a lato. Un Milan senza punte ma molto coraggioso vince e resta secondo. Lo sfortunato Toro è stato domato.